Un intero quartiere monopolizzato dallo spaccio, San Pasquale, appena fuori dal centro di Bari. Droga e armi venivano nascosti negli scantinati e nei terrazzi di un caseggiato popolare. Per 2 anni, tra il 2017 e il 2019, un gruppo di giovanissimi ne aveva fatto una roccaforte criminale e mirava forse a diventare l'equivalente dei clan napoletani di Forcella, tanto da chiamare in questo modo la propria base. A poca distanza, il terrazzo condominiale di una palazzina in cui due dei capi stavano scontando i domiciliari era stato trasformato in una vera e propria dépendance con tanto di piscina e gazebo. Lì si tenevano le riunioni per pianificare l'attività, molto strutturata e in grado di fornire ogni tipo di stupefacente a tutte le ore. Continuo il ricorso alla violenza, come dimostrano le decine di pestaggi messi in atto dagli spacciatori nei confronti degli acquirenti che non saldavano in tempo i debiti. A capo dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, c'era il pregiudicato Francesco Caracciolese. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 13 kg di sostanze e 2000 pasticche di ecstasy, oltre a una mitragliatrice Scorpio e 7 pistole semiautomatiche di vario calibro.